cari colleghi, a nome del presidente del nostro centro, Francesco Palagiano, do un carissimo benvenuti a tutti coloro che hanno voluto partecipare, assistere e anche partecipare alla nostra ultima videoconferenza che abbiamo organizzato in questo, chiamiamo così, anno accademico. E infatti, siccome questa è l'ultima occasione in questo semestre di vederci, di sentirci, pensavo appunto di riassumere molto brevemente l'attività del nostro centro prima di dare la parola al professor Massimo Ciavolella, riassumendo appunto le occasioni in cui ci siamo visti, abbiamo incontrato in presenza oppure online. Abbiamo organizzato, ottimizzando anche le trasmissioni, 8 videoconferenze a partire da settembre fino ad oggi. Poi ci sono stati, sì, ecco, ci sono state 3 presentazioni di libri, veramente importanti, un'altra occasione per poter parlare dei nostri argomenti più importanti. E inoltre, devo sottolineare l'importanza di 2 convegni che, abbiamo organizzato. Uno a Bologna, un convegno curato dai colleghi Luca Vaccaro e il collega Leonardo Carelli su argomenti appunto che riguardano strettamente Giovan Battista Della Porta. Il convegno, cioè una giornata di studio organizzato il 26 novembre. Ha dato un'importanza particolare alle relazioni Della Porta nel nord d'Italia con i colleghi, con altri scienziati. Il titolo della conferenza, il titolo del convegno è stato questo: Curiosità scientifiche e mecenatismo, le relazioni di Giovan Battista Della Porta nel nord Italia, tra fisiognomica, bibliofilia e ovviamente le curiosità. Eliatti, se so bene, saranno appunto pubblicati su schede umanistiche. E l'altro convegno che abbiamo organizzato aveva un posto molto, molto bello, infatti, perché con il patrocinio del comune di Piano di Sorrento, il centro internazionale è riuscito appunto ad organizzare un altro incontro molto importante sulla rappresentazione delle emozioni della umana fisionomia di Giovan Battista Della Porta fino ad oggi su argomenti che riguardano la semiotica, letteratura, arti e psicologia. Quindi il lavoro in questo centro da settembre fino ad oggi, come abbiamo potuto vedere, è stato veramente un lavoro molto importante, dedicato appunto agli studi più importanti su Della Porta e su tanti altri argomenti che in qualche modo sono in rapporto con Della Porta. Poi devo dire ancora che gli atti di questo ultimo convegno, il convegno di Sorrento, saranno pubblicati sul primo numero della nostra rivista. E questo è un altro argomento fondamentale di cui devo parlare molto brevemente, perché finalmente uscirà entro breve e poi ce ne parlerà dopo la conferenza anche il collega Paolella. Allora, uscirà entro breve il primo numero
della nostra rivista Studi della Portiani, una rivista interdisciplinare che comprende appunto le conferenze di questo convegno sorrentino. E l'obiettivo di questa rivista, come sapete, è appunto quello di promuovere la discussione sui temi affrontati da Gian Battista Della Porta e allargarli sia nell'ambito del Rinascimento, sia nei riverberi delle attuali ricerche scientifiche, letterarie, artistiche e così via. E gli ambiti di ricerca sono veramente vari, fra cui la storia della scienza, filosofia del Rinascimento, discipline delle arti e dello spettacolo, estetica e teoria dell'immagine, lingua e letteratura italiana naturalmente, e la cultura europea della prima età moderna. Quindi stiamo aspettando con ansia l'uscita di questo primo numero. E adesso, come dicevo, ecco, prima siamo arrivati appunto all'ultima videoconferenza di questo semestre, diciamo così, di questo nostro anno accademico, e il protagonista di questa serata sarà il professor Massimo Ciavolella, che saluto e salutiamo veramente con cuore, che conoscete ovviamente i suoi studi dedicati appunto a quel, in gran parte appunto a quell'argomento di cui ci parlerà stasera. Il professor Ciavolella ha studiato all'Università di Bologna e Roma e ha conseguito il dottorato in lingue e letterature e romanze presso l'Università della British Columbia a Vancouver in Canada. Ha insegnato poi per molti anni in varie università, l'Università Carleton di Ottawa, poi presso l'Università di Toronto, e adesso è ordinario di letteratura comparata all'Università della California a Los Angeles. È stato anche direttore del Department of European Languages and Transcultural Studies e titolare anche della Franklin D. Murphy Chair in Italian Renaissance Studies. E il professor Ciavolella ha pubblicato tanti libri, importanti saggi su vari argomenti, dal Medioevo, infatti almeno fino al Barocco. Una delle sue prime imprese è stato appunto un libro dedicato alla malattia d'amore dall'antichità al Medioevo, edito a Roma nel 1976. Poi vari altri libri in italiano e in inglese su Eros and Anteros, Medicine and Literary Tradition of Love in the Renaissance, un libro veramente bello che mi ricordo di aver letto con grande interesse, che riguarda appunto i classici, fra cui Ferrand, De la maladie d'amour o Mélancolie érotique, curato appunto, un'edizione curata dal professore. E naturalmente anche i maggiori autori della letteratura italiana sono stati all'interesse del professor Ciavolella, fra cui Petrarca, Boccaccio, Marsilio Ficino, una signora molto conosciuta nell'ambito del teatro, Isabella Andreini. Nel campo del teatro italiano ha pubblicato anche l'edizione critica dell'unica opera sopravvissuta di Bernini, L'impressario. Quindi il tema di cui il professor Ciavolella oggi ci parlerà, come avete potuto sentire,
ha un interesse particolare anche per il nostro centro e soprattutto per gli studi sul Rinascimento in stretto rapporto con l'antichità. Il titolo della sua conferenza di oggi è La malinconia erotica nel Rinascimento tra medicina e letteratura. Do la parola al collega Ciavolella, che allora ci parlerà di questo tema veramente interessante. Grazie della presentazione, troppo gentile, troppo generosa, e grazie ovviamente di questo invito. Per questa mia breve presentazione, vorrei chiamarla scorribanda addirittura, parto da un testo molto particolare e importante, anche se non molto conosciuto. L'esposizione o sposizione ad un sonetto di Giovanni della Casa di Marco Aurelio Severino, illustre medico napoletano deceduto nella terribile epidemia pestilenziale che colpì la città nel 1656. Il sonetto e le sposizioni sono nel, e questo è il titolo, rime di Monsignor Giovanni della Casa, sposte per Marco Aurelio Severino secondo l'idea d'Ermogene, con l'aggiunta delle sposizioni di Sartorio Quattromani e di Gregorio Caloprese, date in luce da Antonio Bulifon nel 1694. Ecco il sonetto della casa che leggo velocemente. Sì cocente pensier nel cuor mi siede, o dei dolci miei falli amara pena, ch'io temo non gli spirti in ogni vena mi fugga e la mia vita arda e deprede. Come per dubbio calle uom muove il piede con falso duce e quegli a morte il mena, tal io l'ora ch'amor libera e piena sovra i miei spirti, signoria, vi diede. Il mio di voi pensier fido e soave sperando, cieco ove mi scorse, andai. Or mi ritrovo da riposo lunge, ch'a me per voi disleal fatto e grave l'anima traviato opprime e punge, sì ch'io ne pero e non il sostengo omai. La prossima immagine, per favore. Ecco il commento, la sposizione di Severino. Ma per discorrere del principale sentimento del sonetto, stimo che sia bene discorrere prima che cosa sia amore. E lasciando al presente la via dei platonici ed altri filosofi, seguirò quella dei medici, che è più sensata. Amor, pardon, dicono costoro, est corruptio virtutis immaginative falsa, rappresentantis ratiocinative. Il perché riferiscono tutto l'essere d'amor all'immaginativa, in quella irripongono, e di vero, nell'immaginativa è tutta la possanza, è tutta la forza d'amore, anzi, il vero suo seggio, ove è fondato e radicato, è l'immaginativa. Per l'immaginativa è sempre presente agli amanti l'amato oggetto, per l'immaginativa un tronco, un sasso, uno sterpo, un albero, par loro l'amata donna. Per l'immaginativa parlano e non parlano, par loro stringere e non istringono, par loro camminare e nulla si muovono. Per l'immaginativa non gustano del mangiare, né del bere, né delle altre cose che piacciono. Per l'immaginativa vegliano le notti intere. Per l'immaginativa soffrono quel che per un altro conto non soffrirebbero. E, insomma, tutte cose buone e re si sentono dagli amanti per cagion della loro immaginazione. La citazione latina è presa direttamente dal trattato De amore eroico del grande medico Arnaldo di Villanova, scritto vari secoli prima, e già questa è una cosa abbastanza interessante. Secondo questa teoria su cui Severino si basa,
da cui Severino parte per capire il sonetto, l'amore eccessivo è il prodotto di una immaginazione corrotta, cioè di un'immaginazione ossessivamente fissa su un oggetto particolare percepito dai sensi, soprattutto dalla vista. Il significato di immaginazione, come sappiamo, ha subito però una trasformazione radicale da allora a oggi. Se andiamo a leggere la definizione di un dizionario contemporaneo, ad esempio il Gabrielli, leggiamo facoltà, e cito, della mente di creare e accostare con libertà immagini e pensieri. Oppure il Concise Oxford Dictionary, cito ancora Fancy, Creative Faculty of the Mind. Fino al XVII secolo la parola immaginatio, immaginazione, indicava invece una funzione specifica di un preciso, anche se a volte confuso e complicato, sistema psicofisiologico che spiegava la natura e il comportamento dell'essere umano. Questo sistema nasconde le radici del concetto di malinconia erotica e di quello che Severino appunto dice. Per capirlo dobbiamo affidarci ad uno dei grandi medici dell'antichità, a quel Claudio Galeno, medico e filosofo greco residente a Roma nel III secolo dell'era volgare, le cui opere costituiranno la base fondamentale della medicina occidentale fino quasi all'aprirsi dell'età moderna. Cercherò di spiegarlo. Secondo Galeno, nel corpo vi sono tre centri vitali: il fegato, il cuore, il cervello. Da questi tre centri si sprigionano delle forze vitali chiamate pneuma o spiriti, che adempiono la funzione di quei tre centri. Gli spiriti naturali sono nel fegato, gli spiriti vitali nel cuore, gli spiriti animali, cioè legati all'anima, ovviamente nel cervello. Schematicamente, il cibo ingerito va al fegato, dove diventa sangue impuro, infuso dalla prima forma di pneuma innato a tutte le cose viventi, cioè gli spiriti naturali. Questa miscela passa nelle vene che si credesse nascessero dal fegato. Questo sangue, carico di pneuma naturale, passa nella camera destra del cuore e attraverso i polmoni si libera di parte delle impurità. Quindi è questo a cui serve il polmone, a purificare un po' lo pneuma. La parte così purificata gocciola dal ventricolo destro al ventricolo sinistro del cuore attraverso dei pori invisibili nelle cavità del setto interventricolare. Sappiamo benissimo che questi pori non esistono. Esistevano allora, non esistono più. Nel ventricolo sinistro il sangue viene infuso da pneuma ispirato attraverso i polmoni. A questo punto il sangue viene caricato da una forma di pneuma più puro, gli spiriti vitali. Questo sangue, assieme agli spiriti naturali e vitali, attraverso le arterie, soprattutto quel fine reticolato di arterie alla base del cervello, la rete mirabile, passa appunto al cervello. Qui il sangue viene ulteriormente purificato e infuso dall'ultima più pura forma dello pneuma, gli spiriti animali o psichici. Gli spiriti animali passano attraverso la parte solida del cervello e attraverso i ventricoli del cervello arrivano fino ai nervi, che sono dei tubi vuoti. È tramite gli spiriti animali che possiamo percepire il mondo che ci circonda. Possiamo pensare e muoverci. Quindi tutto dipende, no, da questi ventricoli che sono nel cervello, dagli spiriti che sono appunto in questi ventricoli. La seguente immagine, per favore. Ecco, qui avete i ventricoli del cervello quello che loro contengono. Quindi avete il sensus comune, la fantasia, la cogitativa, vela estimativa, vela immaginativa, la memorativa e poi ovviamente la visus, la vista, auditus, gustus
eccetera, no? Quindi avete uno schema del 500 da un volume di medicina. Per capire la nascita però dell'ossessione erotica dobbiamo soffermarci sulla fisiologia del cervello e appunto la disposizione di una serie di sensi paralleli ai cinque sensi esterni. La classificazione più diffusa considerava cinque sensi interni: senso comune, che vediamo qua in alto a sinistra, sensus communis, immaginatio, immaginazione, estimativa, la virtus estimativa, fantasia e la potenza memorativa. Questi cinque sensi interni sono localizzati, come vedete, nei lobi cerebrali. È un sistema forse poco noto che riassumo in maniera assolutamente schematica citando la spiegazione dell'umanista tedesco Gregor Reich nel suo trattato Margherita Filosofica del 1503. La prossima immagine, per favore. No, ce ne dovrebbe essere un'altra, pardon. Provi, ecco questa, vabbè, poi torniamo a quella precedente. Ho fatto io, lo sbaglio è mio. Proprio come nel nutrimento, in cui noi vediamo differenti facoltà responsabili per la recezione, preservazione, digestione e distribuzione del nutrimento, negli animi umani e animali esiste una funzione che riceve le immagini impresse dai sensi e che pertanto è chiamata immaginazione. Una le contiene ed è la memoria, uno che le elabora, che è la fantasia, e infine la potenza estimativa che le trasmette per approvare e dissentire. Il processo che spiega come le sensazioni dei sensi esterni passano ai sensi interni per diventare oggetto di conoscenza è piuttosto complicato. Riporto solo la spiegazione di questo processo psicologico che Avicenna offre nel suo trattato De Anima. La prossima, credo. Ecco, sì. Questo quindi Avicenna, Ibn Sina, De Anima. La similitudine dell'oggetto della percezione è fuso con lo spirito che trasporta la potenza della visione e penetra nello spirito che è localizzato nel primo ventricolo del cervello e poi impresso sullo spirito che è quello che porta la potenza del senso comune. Poi il senso comune trasmette la forma allo spirito vicino, imprimendo in esso la forma, e così mette l'oggetto nella potenza immaginativa, quella che crea forme. Poi la forma che è nell'immaginazione entra nel ventricolo posteriore del cervello e si unisce con lo spirito che trasporta la potenza estimativa. E la forma che era nell'immaginativa si imprime sullo spirito della potenza estimativa. Vorrei insistere su farmi notare questa insistenza su questa impressione, imprimersi, no? Che è molto importante. Per completare un pochettino questa specie di rebus, manca un elemento, la teoria dei quattro umori. È qui che quella immagine, due volte, non la precedente, ma quella prima ancora, per favore. Ecco, questi sono i quattro umori. Mi piaceva molto questa immagine, è in inglese, come vedete. Quindi manca un elemento per completare tutto questo, la teoria dei quattro umori. Il benessere dell'organismo è controllato da quattro umori fondamentali: bile nera, umore malinconico, secco e freddo; bile gialla, calda e secca; sangue, caldo e umido; flemma, fredda e umida. La salute del corpo è determinata dall'equilibrio di questi umori. Lo squilibrio produce invece vari stati di malattie determinate da quale umore ha causato lo squilibrio. L'umore più forte e terribile è quello malinconico. La bile nera, che Santa Hildegarda da Bingen chiama flatus diaboli, no? Il fiato del diavolo. Ora, la sostanza del cervello è considerata una specie di cera. È un concetto di origine ippocratica, platonica, che poi passa attraverso Aristotele e arriva fino a tutti i 500 e il 600, che
quando si surriscalda, ad esempio nel momento in cui uno si eccita anche sessualmente, diventa quasi liquida e sulla quale si imprime l'immagine che viene chiamato fantasma, l'immagine, il fantasma, come quella, si imprime come quella di un sigillo. Ecco perché in questi testi a Avicenna, nel testo di Avicenna, si parlava sempre di impressione. Il surriscaldamento del corpo dovuto all'eccitazione sessuale surriscalda gli umori. La bile nera, che è spessa, è raccolta nella milza, per via del calore del corpo evapora, sale verso l'alto, invade il cervello, dove però riprende le sue caratteristiche, che sono quelle di essere fredda e secca. Il freddo e secco della bile nera fa raffreddare e essiccare la materia del cervello e di conseguenza l'immagine, il fantasma che era stata raccolta nell'immaginazione viene fissata, dice uno dei nostri testi, come una pittura ad encaustum, come il sigillo nella cera quando la cera si raffredda. Potrei avere l'immagine, non quella dopo ovviamente, nemmeno quella dopo ancora. Non questa, non la prossima, questa. Ecco, Arnaldo di Villanova, questo grande medico trecentesco, no, che in questo trattato De amore eroico, scritto per un suo ex allievo che si era trasferito in Sardegna e che gli aveva chiesto di spiegare perché aveva visto una persona innamorata e ammalarsi così ferocemente per via dell'amore, e Arnaldo di Villanova scrive questo trattato che gli manda De amore eroico e riassume in questi termini questa condizione. A causa del violento desiderio, egli, cioè il soggetto, ritiene la forma dell'oggetto della percezione, il fantasma quindi, impressa nella sua mente dalla fantasia. E a causa della memoria si ricorda costantemente dell'oggetto. Da queste due azioni ne segue una terza. Dal violento desiderio e dal ricordo costante sorge una cogitazione compulsiva. L'oggetto del desiderio diviene un'idea ossessiva che polarizza la mente, il pensiero, mentre la corruzione della facoltà estimativa determina lo sconvolgimento di tutte le altre facoltà incluse dentro queste camere, questi lobi del cervello. I medici sono ovviamente interessati solo alla patologia di questo tipo di amore, in quanto, scusate, scrive Arnaldo da Villanova, dall'impeto di questo pensiero intenso, gli amanti eroici soffrono moltissimi gravi incidenti. È una citazione. In primo luogo, soffrono di insonnia, che consuma il corpo perché produce una evaporazione eccessiva dell'umore vitale. Dato che la salute dell'organismo dipende dalla combinazione equilibrata dei quattro umori, appunto sangue, flemma, bile gialla, bile nera, l'evaporazione dell'umore vitale sconvolge questo tenue equilibrio. Il surriscaldamento degli spiriti e la secchezza eccessiva del corpo non permettono agli strumenti della facoltà naturale, vale a dire lo spirito naturale e il fegato, di adempiere le proprie funzioni. Pertanto l'amante eroico diventa anoressico, il corpo sempre più magro e secco, gli occhi cavi e incapaci di lagrimare. I trattati medici dell'epoca analizzano in maniera dettagliata i sintomi di questa terribile malattia. Perché gli innamorati sono pallidi? Perché sospirano? Perché il battito del polso rallenta e si affievolisce nei momenti di disperazione, ma diventa veloce e forte con il subito ricordo di un momento felice o con la comparsa della persona amata? Vi ricordo la storia di Antioco e Stratonice. I trattati spiegano anche in maniera dettagliata le terapie necessarie per frenare questo stato morboso
Altrimenti, per citare la prossima immagine, per favore, per citare la grande canzone di Guido Cavalcanti, Donna me prega, di sua potenza segue spesso morte, se forte la virtù fosse impedita, la quale aita la contraria via. Per combattere l'amore eccessivo, i medici di allora insistono sulla necessità di operare in primo luogo con terapie di ordine psicologico atte a distrarre l'innamorato dal suo pensiero fisso. Silenzio, passeggiati in luoghi ameni, convegni con amici, canto e musica. A queste terapie si accompagnano cure dietetiche. Il cibo infatti produce sangue che a sua volta produce seme. Bagni, farmaci umettanti, purganti e narcotici. Queste terapie, agendo sulla memoria e sul resto dell'organismo, hanno un effetto oblivioso e agendo poi sul movimento degli spiriti, sul calore interno e sulla digestione, tendono a restituire un certo equilibrio tra gli umori e le qualità radicali dell'organismo. Se tutto questo non portasse ad una risoluzione dell'ossessione, si passa a vere terapie d'urto. A livello fisiologico si concede all'amante l'oggetto del proprio desiderio. In tal modo non solo si evacuano gli umori maligni, ma si cerca di sradicare il fantasma dalla memoria dell'amante sostituendolo con l'oggetto concreto. Nel caso l'erotomane sia di sesso maschile, se non fosse possibile convincere la donna amata a concederglisi, si cercherà di sostituirla con una o più donne giovani, nella speranza che il coito possa almeno evacuare parte degli umori maligni nel seme eccessivo e quindi costituire una valida terapia. Oppure si cercherà di denigrare quanto più possibile l'oggetto del desiderio, possibilmente facendosi aiutare da una vecchia megera nel tentativo di dissipare quel ricordo ossessivo che fa dell'oggetto del desiderio l'unico vero bene da perseguire. Ma se chi soffre d'erotomania è donna e non è possibile unirla in matrimonio con la persona amata, bisognerà essere pronti a internarla in un asilo o anche in un luogo di tortura, carneficina vengono chiamati, dove diete feroci, flebotomie continue, torture di vario tipo e più spesso il coito forzato imposto come terapia da medici e infermieri dovrebbero agire come palliativo contro il ricordo ossessivo. Dato che il desiderio immoderato è provocato, e cito, da un orgasmo di sangue e di spiriti animali, fine della citazione, la flebotomia, anche spinta agli estremi, dovrà sempre far parte della terapia contro l'erotismo. Un esempio del suo uso indiscriminato ci viene tramandato da questo medico, o M. Lochner, in una sua tesi di laurea in medicina, ha pubblicato in Svizzera alla fine del 600, citato poi ripetutamente per tutto il 700 fino all'800. La prossima immagine, per favore. Ecco, Lochner, una giovane donna francese, nobile di nascita ed età da marito, conduceva una vita oziosa e seguiva una dieta di cibi riscaldanti. Dopo aver avuto un rapporto clandestino con un uomo di livello sociale inferiore che i genitori di lei rifiutarono, la giovane cominciò ad essere logorata dall'insonnia. Per vari giorni cominciò a chiamare a voce alta, a mostrare quelle parti del corpo che distinguono il sesso, a cantare canzoni lascive. Gli occhi suoi diventarono ferocemente invasati e quando qualcuno cercava di resisterle, la sua furia sessuale e il suo eccitamento crescevano. Se infatti non era legata con forti catene e trattenuta nel suo letto da due o tre uomini, un fuoco cresceva dentro di lei che la faceva saltare nuda dal letto e se le capitava di incontrare un uomo gli si buttava ferocemente contro e con libidine lo implorava di eseguire con lei i riti di Venere. Era sveglia in continuazione, i suoi occhi bruciavano,
Le sue intenzioni erano cattive, la sua voce seducente. La sua faccia era completamente infiammata e gonfia. Un umore mucoso, pungente e vischioso che quasi marciva i lenzuoli usciva a intervalli irregolari dal portare della modestia. E poi questa citazione: è un pestifero alito fuoriuscendo da neri fauci, colpisce le narici col suo odore. Il polso era forte, la lingua del tutto secca e tutto il corpo era deperito. Quando fu chiamato un medico, questi fece rinchiudere la giovane in una casa di tortura, carneficina. Qui, dopo averle tolto sangue 30 volte in 6 giorni, assieme al sangue, estrasse dalla giovane la sua mente insana, il suo folle amore e la sua cara vita. Vorrei farvi notare che la citazione "è un pestifero alito fuoriuscendo" è una citazione dalla Bibbia per il diavolo, you know? Cioè definisce il diavolo. Altrimenti si potranno tentare tutte quelle terapie che agiscono direttamente su quell'immagine del desiderio, il fantasma, oramai profondamente fissato nell'organo della memoria, appunto, come un sigillo. Se i farmaci a base di sostanze narcotiche e le altre terapie sopraindicate non bastano a far dimenticare l'oggetto del desiderio, si dovrà cercare di scioccare chirurgicamente l'innamorato e contemporaneamente liquefare la sostanza organica del ricettacolo cerebrale della virtù memorativa, immaginativa e memorativa. E dato che la fissazione dell'immagine dell'oggetto del desiderio, secondo la filosofia naturale dell'epoca, è provocata dall'eccessivo raffreddamento della bile nera giunta fino alle cavità encefaliche, il metodo adottato per scioccare e allo stesso tempo sciogliere l'immagine, il fantasma, da quella specie di cera indurita, che è appunto il ricettacolo dell'immaginazione, è di surriscaldare artificialmente il cranio del erotomane. Un esempio classico di questo metodo ci viene offerto da Petrus Forestus in un capitolo dedicato alla follia d'amore nel suo Observationum et Curationum Medicinalium ac Chirurgicarum Opera Omnia, pubblicato a Francoforte nel 1634. La prossima immagine, per favore. Ecco. Un altro giovane uomo, condotto alla follia dall'amore, era disteso e legato al suo letto e giaceva negletto e disgraziato. Dopo 6 settimane, oramai consumato dalla sua follia e dalla malattia che lo consumava, fui chiamato al suo capezzale. Lo trovammo non solo fuori di senno, ma talmente maltrattato a causa di vari rimedi imposti da alcune donne sempliciotte che mai avevo visto nulla di simile o di talmente orribile da descrivere. Esse avevano messo intorno al suo capo uno strumento di bronzo che si usa di solito per scaldare il letto, così caldo quando acceso che aveva bruciato tutta la parte superiore della testa. Nella ferita che ne era derivata, tutto il pericranio e la pelle erano stati rimossi fino all'osso, cosicché il cranio era stato esposto per un'area della grandezza di una corona. Se vogliamo una riprova che non solo le donne ignoranti di Forestus usassero questo metodo per curare la malinconia erotica, ma che facesse parte invece della pratica medica comune contro la malinconia in generale e l'erotomania in particolare, non dobbiamo far altro che prendere un qualsiasi testo medico, ad esempio quello di Jacques Ferrand nel grande suo trattato Traité de l'essence e Guérison de l'amour del 1623, poi ripubblicato qualche anno dopo, che a sua volta, è la prossima immagine per favore, che a sua volta si ricollega ad una lunga tradizione medica greco-araba. Mi accontenterò, scrive Ferrand,
Da aggiungere che se la malattia peggiora al punto da far pensare che la malinconia erotica possa trasformarsi in licantropia, bisogna salassare le vene delle braccia fino alla sincope o al mancamento completo del cuore, e ciò nonostante si continuerà a cauterizzare la fronte e la testa con un ferro da cauteri, cautere reale, o se l'ammalato lo rifiuta o non lo può tollerare, con un composto caustico, cioè un cautere potenziale, applicato alla stessa regione, come ci hanno insegnato Paolo Degina, Oribasio, Avicenna e altri autori classici nei loro capitoli sulla licantropia, Licaone, Alcatrab o Alcutubut. Ora, le donne descritte da Forestos ovviamente sapevano che l'erotomania si può curare applicando al pericranio un oggetto infuocato, ma non disponendo delle conoscenze mediche necessarie per compiere correttamente l'operazione, e non avendo quindi gli strumenti idonei, o non capendo veramente, non avendo nessuna nozione di medicina di quei tempi, avevano usato un oggetto casalingo che può essere facilmente riscaldato sul fuoco, lo scaldaletto. Ferrand prescrive lo strumento adatto, il ferro per cauteri, che deve venire applicato sulla fronte dell'erotomane, proprio come si fa per i pazzi furiosi. Sarà appunto questa terapia il tentativo estremo di salvare il folle d'amore, una ars oblivionalis, una tecnica oblivionale che, se non dovesse riuscire a rimuovere chirurgicamente il ricordo ossessivo dell'oggetto desiderato, avrebbe il merito, secondo i medici di allora, di rimuovere il povero amante da questa vita e quindi dalla sua ossessione e follia. Se non funziona in una maniera, funzionerà nell'altra. Vorrei fare un'ultima considerazione, cioè questo riferimento alla licantropia. La licantropia in questo caso non è l'uomo che diventa lupo, ovviamente, ma è una malattia, è l'uomo che si comporta come un animale selvaggio, no? E vorrei dirvi solamente il caso tipico nella letteratura italiana, ovviamente, è l'Orlando furioso. Non c'è nessun dubbio che la malattia di Orlando sia appunto questa licantropia come malattia della persona che è amato e non è, il cui amore non è corrisposto. Ecco, ed è tutto. Grazie della vostra pazienza e dell'ascolto. Grazie. Grazie, professor Ciavolella. Questa bellissima conferenza sicuramente ha destato, a parte che il nostro interesse, sono nate o possono nascere diverse domande o osservazioni. E quindi io adesso darei la parola al collega Alfonso Paolella moderare allora le eventuali domande e osservazioni, e dopodiché Alfonso ti prego di aggiungere ancora delle informazioni che riguardano la nostra attività futura. Quindi Alfonso, grazie. Innanzitutto ringrazio il professor Paolo Ciavolella, che è stato veramente, come al solito, che ci conosciamo da molti anni, di una chiarezza veramente cristallina. E volevo soltanto dire che il buon della porta, dietro tutta la magia, ma anche la fisionomica della porta, c'è tutto questo apparato teorico citato dal relatore. E vorrei appunto, una delle tante, ma anche lui dice, per esempio, che l'innamorato diventa esile, diventa triste, diventa anche cereo, diventa, lo dice diverse volte. E, tra l'altro, ci inserisce anche il Tasso, che dice anche lui malinconia d'amore, anche lui viene preso da malinconia d'amore.
E poi lo stesso Della Porta cita Antigone e stato Nietzsche, questo testo importantissimo, e che appunto che abbiamo messo anche nella locandina, perché quando in realtà il ragazzo, il figlio, si accorge, si è innamorato della matrigna, il padre in realtà gliela cede come moglie. Ma il concetto della vis immaginativa è ancora più interessante, perché la vis immaginativa può addirittura formare bei figlioli, come dice Della Porta, sia nel capitolo 19 che 20 del secondo libro. E addirittura questo applica questa vis immaginativa addirittura agli animali, ecco, per cui anche il lupo, anche la lepre può avere una vis immaginativa che trasmette ai figli. Vorrei leggere un piccolissimo brano che del ventesimo capitolo, che dice che le donne partoriscano bei figliuoli, così potremo produrre bei figliuoli. Nelle camere dei principi e dei gran signori e delle maggiori perspettive della casa si dovessero tenere immagini di cupidini, di adoni e di ganimedi, ovvero si facesse di materia solida, a ciò che, dandosi opera all'esercizio di Venere, le mogli avessero davanti agli occhi e nell'animo quelle bellissime immagini e se le fissassero bene nell'anima, e poi, essendo gravide, pur andasse immaginandosi quelle pitture. Di conseguenza dovremmo dire che le donne plebee hanno figli brutti, perché non vedono né i cupidini, né Adoni, né Ganimedi. Ecco. Alfonso, ovviamente c'è anche l'opposto. Basta pensare alla Gerusalemme liberata, dove lei sta guardando un'immagine di un uomo, no, nero, e il bambino nasce ed è nero, no? E quindi il marito, re importante, subito pensa che lei abbia avuto un rapporto con questa, con un nero. C'è bisogno di un medico che invece poi spiega come stanno veramente le cose, che ha agito l'immaginazione. E infatti lo stesso Della Porta cita Quintiliano, così come vengono citati anche gli altri autori dell'epoca, di una signora che ha avuto un bambino nero e non si capisce perché, la causa appunto è la vis immaginativa. Ecco. Esatto. tutto questo apparato teorico di cui parlavi in realtà non è altro, appunto, sta proprio alla base, e noi lo troviamo spesso in tantissimi testi della magia, ma anche della umana fisiognomonia, perché Della Porta è proprio veramente intrinsecamente un uomo del Rinascimento, per cui sposa completamente del tutto, per cui anche i fatti, diciamo, poetici, come giustamente hai citato prima il Orlando Furioso, si spiegano con questa teoria che siamo a creare la base, e non è tanto come si crede e si dice frutto di fantasia. No, c'è indietro tutta una teoria scientifica che produce questo fatto, diciamo, poetico. Guarda, Alfonso, l'insistenza di Petrarca sull'immaginazione, no? E la sua polemica nel Secretum, no? Contro Augustinus, no? Francesco ed Agostino, è proprio basata su questa teoria, no? Lui non può abbandonare l'immagine di Laura, che è fissa nella sua immaginazione, perché quell'immagine è la sua creatività, ovviamente. No? Quindi è molto interessante come appunto questo legame che c'è tra da una parte la poesia, la letteratura, dall'altra la medicina, la filosofia. Di nuovo penso a Ficino, il De Vita Triplice, ad esempio, no? Su cui lui insiste proprio su queste teorie continuamente, no? Per cercare di portare via lo studioso, il discepolo, no? da queste ossessioni che potrebbe avere, eccetera, no? Quindi hai ragione, assolutamente.
C'è infatti anche un intervento che dice che quanto visto fornisce una spiegazione scientifica di sintomi che normalmente potevano essere interpretati come possessione diabolica. Qual è allora la relazione tra i medici del tempo e gli esorcisti? C'è certamente una relazione, in un certo senso anche polemica. Ad esempio, nel trattato di Jacques Ferrand su questa della maladie d'amour, melancolie érotique, c'è un lungo capitolo proprio sulla magia, e da una parte viene negata la magia come si chiama? Giudiziaria, ecco, la magia giudiziaria viene assolutamente negata. Dall'altra invece c'è sempre questo dubbio che forse, no, che forse la magia possa avere un suo potere. Poi basta leggere anche il Malleus Maleficarum e altri testi di questo periodo, ovviamente. Sì. Tra l'altro, pensando allo schema che hai fatto vedere del cervello, della faccia, che illustrava il problema di ascolto, mi sentite? Oh, c'è un eco. Dicevo, a proposito dell'immagine che avevi mostrato, è che esattamente. Questa immagine in realtà viene sviluppata successivamente dalla Vater, quando fa sviluppa il concetto che le varie capacità del cervello sono collocate nei vari lobi cerebrali, e che poi in qualche modo poi è la base di quelli che sarà successivamente appunto i discorsi neurocerebrali, eccetera, eccetera, no? Ma è interessante che nel 1840, no, uno dei fondatori della psichiatria moderna, Dominique Esquirol, no, in un trattato sulla monomania, nel capitolo intitolato Della monomanie érotique, quando deve spiegare l'erotomania e la malinconia erotica, dice: andate a rileggervi il testo di Jacques Ferrand. Cioè, siamo nell'Ottocento, no? Siamo proprio nel momento in cui sta nascendo la psichiatria. Lui è un allievo di Pinel, eccetera. Siamo poco prima di Freud, no? E si rifà ancora a Jacques Ferrand. E l'altra cosa che è una curiosità, ma... Vi ricordate I misteri di Parigi, questo grande romanzo di Sue? Il medico erotomane si chiama Jacques Ferrand. Non è male. No, assolutamente. Quindi queste idee che poi ovviamente cambiano, no? Faccio un altro esempio. Il primo grande trattato sulla nostalgia, no? Di Hoffer, no? Quello che inventa il termine nostalgia in una tesi di medica, quindi siamo già nel 600 inoltrato, di nuovo si basa su tutte queste teorie, e la nostalgia non è altro che un'altra forma di malinconia, come lo è la malinconia erotica e come lo è la follia. Teniamo presente che anche la follia è anche il furor poeticus, che il poeta comunque deve essere avere alla base una furor che deriva dalla follia, e la follia è un effetto anche della malinconia erotica, insomma. Certo, no? certo, assolutamente. C'è chi ha postulato che addirittura il nome Orlando Furioso, quel furioso, derivi da quella erotomania, ereos, di cui il nome ufficiale di questa malattia. Vero o non vero, non lo so, ma se non è vero, è ben trovato comunque. No, non vedo che ci sono altri interventi. Magari se vogliamo attendere un qualche minuto, qualcuno potrà intervenire. Credo di no.
Mentre aspettiamo se ci sarà qualcuno, io devo dire la verità, pur avendo letto qualcosa, poche cose infatti su questo argomento, dopo questa conferenza di Massimo Sciavolella veramente devo rileggere Petrarca, devo rileggere la poesia italiana, infatti, perché anche se non ci sono riferimenti diretti, però ecco, sotto, adesso ricordo, mi vengono in mente alcuni versi di vari poeti, ovviamente, anche della casa. Quindi ecco, conviene, vale la pena di rileggere la poesia italiana, appunto, all'insegna di questi insegnamenti che erano più o meno comunque conosciuti, no? Penso, cioè, fino a un certo punto, cioè, non parlo ovviamente solo di Galeno o di Avicenna, autori assolutamente conosciuti, ma sicuramente i nostri poeti, come Petrarca, ovviamente dovevano avere delle informazioni molto più vaste, cioè, almeno rispetto a quello che noi adesso consideriamo che erano alla base della loro formazione. Ma veramente sì, interessante. Cito solamente due versi di Dante, dalle Petrose, va bene, se vi ricordate, è il sangue che per le vene correndo se va verso lo cor che il chiama, ond'io rimango bianco. Ecco, sì, sì. No? Fa sì. Parte di queste teorie mediche. E poi qual è il primo grande commento ad una canzone medievale? Quella di un medico fiorentino, Dino Del Garbo, alla canzone Donna me prega di Cavalcanti. Dino Del Garbo studia a Bologna con Taddeo Alderotti, che è uno dei grandi medici di questo periodo, no? Che conosceva benissimo le teorie di Arnaldo di Villanova, eccetera, no? Quindi senz'altro questi poeti conoscevano benissimo queste teorie, bene o male, magari non nei dettagli, va bene, no? Però senz'altro le conoscevano. Era in qualche modo nell'aria tutta questa serie di informazioni. Certo, sì. Certo. Ma infatti in questo si pone anche il problema dell'innamoramento che deriva dagli spiriti che escono dagli occhi, perché gli occhi sono porosi e colpiscono gli occhi dell'amata, no? Oppure l'opposto, non è vero? Gli occhi vanno e tornano, oppure vengono, no? Le due teorie, no? Platone e ricordiamo anche gli spiriti e spiritelli di Minizelli, praticamente, che si riferiscono ovviamente alla stessa base medica. E Cavalcanti. E Cavalcanti. Esatto. Spiriti di Cavalcanti, no? Poi potrei fare anche un discorso su questo, sul quinto canto dell'Inferno, ma non c'è tempo. Potrebbe essere un'occasione per la prossima videoconferenza. Vale? No, perché il problema si allarga veramente interessantissimo. Insomma, no? Sì. Credo che possiamo terminare, la moderatrice? Sì, penso di sì. Quindi il collega Paolella allora ci dà qualche indicazione, soprattutto qualche informazione che riguarda il nostro futuro. Ecco, diciamo immediato, passiamo dall'immediato. Allora, per domani mattina sul nostro sito sarà la rivista che noi vi abbiamo parlato, perché è già pronta, abbiamo tutte abbiamo preparato tutto, bisogna soltanto che venga inserita nel link. Quindi se volete consultarla potete tranquillamente, da domani mattina si può fare. Poi per le prossime videoconferenze abbiamo una in settembre, dove parlerà la professoressa Raffaella Miotello su cinematografia e fisognomica. In ottobre invece la professoressa Micaela Valente parlerà sull'Inquisizione e della Porta. Affronteremo un gravissimo problema che ha praticamente condizionato un po' tutta la vita della Porta. E in novembre il professor Oreste Trabucco parlerà sulla chirofisionomia, che è una delle opere
minori, tra virgolette, della morte. Poi quest'anno abbiamo anche dal 7 all'8 ottobre il primo convegno in assoluto sul Teatro della Porta, che si terrà a Piano di Sorrento a Villa Fondi, e sarà anche sia in presenza che online. Un altro convegno in gennaio all'Università di Los Angeles, organizzato proprio dal professor Ciavolella, anch'esso sarà in presenza e online, e poi ci sarà un secondo, secondo convegno che sarà corrispondente in Italia e che riguarderà il corpo in movimento nel cinema, nelle arti figurative e in letteratura. Poi per in primavera dell'anno prossimo avremo un altro convegno il cui titolo provvisorio è Vulcani e terremoti, una scienza in divenire o una scienza gnoseologicamente incerta. Su questo è un problema che si pone tantissimo, è molto alla, diciamo, moderno. Che poi c'è un'altra cosa, che il 15, il 19 luglio il professor Ciavolella sarà ospite dell'Istituto del Rinascimento di Perugia, dell'Università degli Stati di Perugia, e parlerà su Baretti e Sharp, Dickens, e parlerà anche di Dickens e su quelle che loro pensavano degli italiani, che ovviamente è di una modernità e di un'attualità sconcertante. Ecco, ringrazio tutti, passo di nuovo la parola alla professoressa Vig per i saluti. Vi saluto anche io. Grazie Alfonso Paolella. E il mio ringraziamento a nome di tutti i collaboratori, di tutti i soci del nostro centro va comunque al collega Alfonso Paolella, che è il segretario, diciamo così, del centro, ma veramente lui è il capo di tutto, veramente, per l'organizzazione, per la premura, per tutto quanto che ha fatto, che hai fatto per il centro e per il nostro lavoro, appunto. Quindi ringraziamo veramente. Grazie a voi con la collaborazione. Perché senza di te, senza la tua, il tuo non in imbarazzo, saremmo riusciti ad arrivare a tal punto. Da domani mattina allora siamo online, la nostra rivista. E grazie professor Ciavolella per la conferenza con cui ha terminato, diciamo così, la serie delle videoconferenze. E allora ci vediamo, ci sentiamo dopo l'estate. Vi auguro buon riposo, belle vacanze e arrivederci. Grazie. Grazie a tutti, grazie. Arrivederci.